Imparare una lingua solo perché si è piccoli è un po' fantasia. Allora ci siamo preoccupati nel cercare di capire che cos'è veramente fondamentale per l'apprendimento di una prima o di una seconda lingua. E la primissima cosa è il rapporto. Noi siamo esseri sociali, sopravviviamo grazie alla nostra capacità di rapportarci. Lasciati soli non cresciamo, non ci sviluppiamo, e siccome il linguaggio è proprio una capacità, la capacità, oserei dire, questo sistema favoloso che l'umano si è creato, e anche per questo caso, come per tutti gli apprendimenti, il rapporto che si deve, che si può e che si dovrebbe e che noi ci auguriamo si instauri fra la docente e i bambini è proprio questo buon rapporto comunicativo. Noi abbiamo utilizzato una strategia specifica per facilitare questo rapporto comunicativo. Abbiamo messo i bambini in cerchio e insegnato all'insegnante di guardare per 3 secondi ogni bambino uno dopo l'altro, così che l'ultimo sa che anche il suo turno arriverà. E i bambini stanno lì che guardano per essere guardati. E quello è il momento in cui nasce l'insegnante magica, perché cattura con l'amore, con l'affetto i bambini. Il linguaggio che viene parlato al bambino, quello molto piccolo, è identico al linguaggio che viene normalmente usato. È semplificato solamente perché l'adulto si adatta a quelle che sono le competenze del bambino. Ma non è che oggi io insegno solo nomi, domani solo verbi, dopodomani solo pronomi. Quindi quello che facciamo noi si può dire in 3 parole, molto semplicemente. Noi prendiamo una storia e sviluppiamo il lessico che occorre per quella storia. A questa noi semplicemente aggiungiamo un'altra storia, ugualmente piccola e breve, e poi una terza e poi una quarta. Però il vocabolario si espande proprio come una goccia d'olio. Quindi abbiamo un altro modo di sviluppare la progressione linguistica, aggiungendo uno più un'altra. Abbiamo tipicizzato i personaggi, dei personaggi ai quali i bambini si potevano affezionare, occhi grandi, una testa grande, cioè teneri, a cui voler bene, perché questi personaggi impersonano la lingua. Poi un contesto narrativo, quelle storie con quei personaggi vissuti in quel luogo con quella persona, l'insegnante magica. Dopodiché abbiamo la strategia di indossare una maglietta magica, perché nel momento in cui indossiamo la maglietta magica entriamo in questo nuovo mondo, per ricordare appunto e per dare il segnale al bambino che adesso devo parlare questa lingua e non quell'altra. Poi attraverso la narrazione agita, dove l'insegnante fa i gesti dicendo le parole, il bambino ha un'idea di quello che forse viene detto. Poi dopo è il suo turno e lui ripete. Ripetono insieme e così parliamo, perché il bambino concentrato sui gesti, perché deve far così, deve far così, deve far così, intanto fa. E poi inizia a parlare senza neanche accorgersi. Assolutamente il buon rapporto reciproco, quindi affetto. Una parola, strategia, e l'altra parola, strategia comunicativa. E la terza è gioia. Perché questo modo di agire, con anche questa musica che fa parte del metodo, sveglia emozioni positive,
e queste emozioni positive lasciano uno strascico, uno stato d'animo. E se è positivo, il bambino torna a casa con gioia.